Crolla il cimitero, bare in mare, successo a Camogli oggi pomeriggio attorno alle 15, 200 bare trascinate via da una frana e in parte finite in acqua. La frana ha distrutto e fatto scivolare anche due cappelle con le salme contenute all'interno. Il crollo sarebbe stato provocato dall'erosione della falesia sotto l'area cimiteriale, aggravata con ogni probabilità dalle violente mareggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni. La zona era sotto osservazione da tempo ed erano in corso lavori per il consolidamento della falesia rocciosa. Fortunatamente non ci sono stati feriti. No, no, ma sta andando giù. Ah, che gabbiani l'hanno capita. I gabbiani si sono... Una porzione del cimitero di via Jacopo Ruffini a Camogli è franata in mare oggi pomeriggio attorno alle 15. Sono circa 200 le bare trascinate via dalla frana e finite in mare sugli scogli. Alcuni operai che lavorano in zona sono riusciti a mettersi in salvo, fortunatamente non ci sono stati feriti. Alcuni passanti hanno assistito increduli alla scena. Lo smottamento ha distrutto e fatto scivolare in acqua anche due cappelle con le salme contenute all'interno. Il crollo sarebbe stato provocato dall'erosione della falesia sotto l'area cimiteriale, aggravata con ogni probabilità dalle violente mareggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni. Tino Revello, assessore comunale ai lavori pubblici di Camogli, ha spiegato che la zona era sotto osservazione da tempo ed erano in corso lavori per il consolidamento della falesia rocciosa sotto al cimitero. L'area, dice, era stata anche transennata perché negli ultimi giorni si erano uditi strani scricchiolii. Sul luogo del crollo si sono recate squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco, imbarcazioni della guardia costiera e degli stessi pompieri, oltre ad un elicottero dei vigili del fuoco. Alcune bare sono finite in mare e sono in corso le operazioni per recuperarle e riportarle in porto a Camogli, ma molte sono rimaste incastrate sugli scogli e nella terra portata dalla frana e il loro recupero viene definito al momento complicato. Incidente mortale a Mezzanego. Una giovane di 26 anni, Jessica Solari, ha perso il controllo della propria automobile mentre percorreva la statale ed è volata nella scarpata per 4 metri. La vettura si è ribaltata ed è finita contro la facciata di una casa. La macchina è stata notata da una donna che apriva la finestra della propria abitazione questa mattina. Il fatto è avvenuto nei pressi del bivio della Val Carnella. Sul posto sono intervenuti all'alba i medici del 118 Tiguglio, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari per estrarre la vittima dalle lamiere. Le indagini per ricostruire la dinamica di quanto successo sono in mano ai carabinieri. La giovane abitava proprio a Mezzanego. Oggi sono 31 i nuovi casi di persone positive al coronavirus nel Tiguglio, dove ci sono sempre 35 pazienti positivi all'ospedale di Sesto Levante, 8 dei quali in terapia intensiva. Le sorveglianze attive nel territorio dell'ASL 4 oggi sono 281, mentre ieri erano 319. In Liguria invece complessivamente sono 136 nuovi casi di persone positive al Covid-19 su un totale di 2014 tamponi molecolari processati. Le guarigioni sono 158, il totale degli attualmente positivi scende a 5.759. Sono stabili sempre i ricoveri nella nostra regione, oggi sono 571, uno in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 56. Intanto presso Casa Morando a Chiavari 11 dei 20 ospiti sono positivi al Covid-19. Sono tutti asintomatici e in buono stato di salute. Gli anziani erano stati vaccinati nelle settimane scorse ricevendo la seconda dose il 5 febbraio. Sono positivi anche 4 operatori sociosanitari.
Sono circa 500 su 1100 gli ultra-ottantenni che a Recco hanno finora prenotato il vaccino anti-coronavirus. Scatterà domani, martedì 23 febbraio, la campagna di vaccinazione presso l'ex ospedale Sant'Antonio. Stamattina il sindaco della cittadina del Golfo Paradiso, Carlo Gandolfo, ha effettuato un sopralluogo, visitando anche il locale riservato al personale per la prenotazione delle dosi. Le persone che a partire da domani saranno sottoposte al vaccino effettueranno un percorso che prevede le sale di accettazione, attesa e vaccinale e poi la zona per la sorveglianza post somministrazione. Il comune di Recco gestisce in maniera autonoma l'agenda vaccinale. Gli anziani recchesi possono prenotarsi telefonando al 366-7804-083 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30. Due giovani, entrambi con precedente di polizia, sono stati fermati a Recco dai carabinieri di Santa Margherita Ligure mentre si trovavano a bordo di un veicolo. Il conducente, un 19enne di Uscio, nascondeva tra le gambe una sigaretta artigianale contenente hashish, dunque è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di droga. Il passeggero, un 20enne di nazionalità egiziana, perquisito, è stato trovato in possesso di 12 grammi della stessa droga, già suddivisa in dosi, e un bilancino elettronico di precisione, il tutto ovviamente sequestrato. È stato anche denunciato per traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. La Polizia Municipale di Santa Margherita Ligure è stata impegnata nel fine settimana scorso nella verifica del rispetto del divieto di spostamento tra comuni e regioni. Sono state 6 in totale le infrazioni rilevate. I vigili urbani hanno fermato 4 veicoli in arrivo o in transito a Santa Margherita Ligure, i cui occupanti non avevano una giustificazione valida per motivare lo spostamento. Non sono mancati ovviamente i controlli antiassembramento in prossimità di locali e giardini pubblici. Inoltre la Polizia Municipale ha anche verificato le condizioni di marcia dei veicoli lungo l'Aurelia, con particolare attenzione a San Lorenzo della Costa. Disegna 2 tatuaggi indelebili ad una ragazza senza verificarne l'età. Questa risulta essere minorenne, dunque emerge che il tatuaggio è stato eseguito senza il consenso dei genitori, esercenti la podestà sulla stessa. I carabinieri della compagnia di Chiavari, verificato l'episodio, hanno denunciato il tatuatore, un 24enne, a seguito della denuncia sporta dalla madre della ragazza. Il giovane è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Da Carasco invece si fa mandare 250 euro per il biglietto di un concerto messo in vendita in internet e poi non lo recapita all'acquirente, una 22enne. Per questo i carabinieri della compagnia di Chiavari hanno identificato e denunciato un 24enne già con precedenti penali. Infine, ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono intervenuti presso Ciappadulù, a Punta Manara, nel comune di Sesto Levante, per soccorrere una donna che lungo il sentiero si è infortunata ad una caviglia. Stabilizzata dal medico del soccorso alpino, è stata poi issata a bordo dell'elicottero dei pompieri e condotta all'ospedale per accertamenti. In questi mesi Accademia del Turismo ha continuato ad avere attività formativa laboratoriale, per cui sino alla scorsa settimana i ragazzi che hanno frequentato le nostre attività erano tutte ragazzi che hanno frequentato attività di laboratorio. Da questa settimana col 50% abbiamo anche riaperto le attività in aula e finalmente oggi siamo riusciti a portare, con questa gara che si è svolta ovviamente, quei ragazzi che sarebbero stati oggi in laboratorio, anche diciamo un po' di vita reale, di vita precedente all'emergenza sanitaria. Presentiamo domani il libro che è stato scritto con tutti gli elaborati che i ragazzi hanno
creato, hanno prodotto nei mesi di lockdown. Questo per noi è un segnale importante perché vuol dire che i ragazzi, i formatori, in quel momento in cui sicuramente tutti erano in difficoltà, chiusi in casa, hanno continuato a interagire, hanno continuato a lavorare e ci è sembrato importante poter poi far vedere anche a tutti quello che è stato il lavoro in questi mesi di Accademia del Turismo. Noi cerchiamo di continuare tutte le nostre attività, ci sono i corsi FTS, uno è partito e l'altro per l'altro abbiamo le iscrizioni aperte, c'è aperto un corso, un catalogo di corsi sia per persone occupate che per persone disoccupate, molto interessanti, sono corsi che si svolgeranno online per quello che riguarda le parti teoriche e ovviamente nei laboratori per quello che riguarda le parti pratiche. All'interno di questi percorsi, per quello che riguarda la pratica, abbiamo delle collaborazioni importanti perché nei corsi dedicati al bar collaboriamo con Francesco Leoni, quindi col suo laboratorio dedicato proprio al bar, e per quello che riguarda la pizzeria gourmet abbiamo una collaborazione col Covo di Santa Margherita, al cui interno c'è il ristorante Buon Gustaio che tratta proprio la pizza con prodotti gourmet, quindi con tutti dei prodotti a filiera corta e di alta qualità. Sono aperte anche le iscrizioni per un corso di cuoco di bordo, quindi un corso dedicato a tutti i ragazzi che vorranno poi trovare lavoro imbarcandosi su yacht e mega yacht per fare appunto attività di cucina. E un'altra attività che stiamo portando avanti, a cui teniamo molto, è un progetto dedicato all'accessibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'ambito di un Interreg Med, quindi insieme ad altri partner di Francia, Corsica, Sardegna e Toscana, abbiamo aperto sul nostro sito un bando per le imprese che vorranno avere delle consulenze gratuite per migliorare l'accessibilità della propria struttura. Quindi imprese turistiche che vanno da ristoranti a stabilimenti balneari, ad alberghi, agenzie di viaggio, che vogliono rendere la loro struttura maggiormente accessibile. Accessibile a chi? Non solamente a persone con disabilità, ma anche a persone che hanno dei bisogni speciali, quindi famiglie, bambini, persone anziane. E penso che questa sia un'occasione molto importante, soprattutto in questo periodo, perché appunto, come dicevo, essendo gratuita questa consulenza, noi potremo tramite i nostri esperti aiutare queste imprese a costruire che cosa? Non solamente un progetto per migliorare la propria struttura, ma anche un piano di comunicazione e di marketing per promuoverla. E sempre legato al tema della disabilità, abbiamo anche aperte le iscrizioni fino al 26 di febbraio per un percorso di specializzazione per accompagnatori turistici di turisti con esigenze speciali. Cosa vuol dire? Vuol dire che accompagnatori turistici che vogliono specializzarsi rispetto proprio al poter supportare e offrire modalità di viaggio a persone con disabilità possono iscriversi, perché questo percorso è stato creato, è stato pensato e sarà poi erogato insieme proprio ad associazioni e professionisti che si occupano di disabilità. Abbiamo anche altre attività nel frattempo, chiamiamole in aula, che è un po' in aula, è un po' invece online, come per esempio un percorso di accompagnatori turistici marini. Cosa vuol dire? Vuol dire che insieme a partner importanti, quali l'area marina protetta di Portofino, quali tutte società tipo Audal Portofino che si occupano proprio di attività in mare, stiamo formando 12 persone laureate proprio in scienze naturali e scienze ambientali perché possano portare i turisti alla scoperta non solo del nostro territorio, ma soprattutto del nostro mare. In questo momento abbiamo anche ovviamente i nostri percorsi scolastici, quindi percorsi triennali, percorso di quarto anno, e appunto, come dicevo prima, i percorsi IFTS. Ci aspetta un altro appuntamento importante lunedì, perché lunedì ci sarà la costituzione dell'ITS Turismo Liguria, di cui anche Accademia del Turismo sarà ovviamente uno dei soci fondatori. Quindi cerchiamo il più possibile di portare avanti tutte le nostre attività nelle more di quella che sono i DPCM, di quelle che sono le ordinanze regionali, permettendo soprattutto, che è la cosa che proprio a me, così, a cui tengo di più, ai ragazzi dei percorsi triennali di poter venire a fare le attività laboratoriali, perché penso che in questo periodo gli adolescenti stiano affrontando un momento molto difficile e la continuità del rapporto con le attività scolastiche, con i loro formatori è molto importante.
Previsioni per domani, martedì 23 febbraio. Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti al mattino moderati da nord, tra Savonese e Imperiese. Venti deboli altrove. Nel pomeriggio deboli ovunque, in rotazione dai quadranti meridionali sotto costa. Mare poco mosso. Umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste. Sulla costa tra 9 e 18 gradi. Lento terra tra 2 e 18 gradi.